Presidente Silvio Brocco, oggi si realizza un grande sogno, la nuova vita dello stadio Gabriele Druda, grazie ad un accordo tra la Pineto Calcio e il Comune, che tanto sta lavorando sugli impianti. Dopo Pinetello, dopo il sintetico al Mariani Pavone, ecco che arriva un altro tassello importante. Beh, faceva parte di un progetto complessivo di rimettere a posto soprattutto questo impianto qui, dove giocano tante squadre, soprattutto del settore giovanile. Era in terra battuta, in pozzolana, era ormai un campo che non poteva stare più in quelle condizioni, quindi si è reso necessario veramente realizzare questo. Chiaramente, ecco, la certezza che il Comune continuasse a elargirci quella convenzione annuale è stata estesa, e quindi questo ha permesso a livello economico di poter realizzare tutto questo impianto. Questo è rimasto sempre un campo per il settore giovanile, per tutte le altre squadre minori, quindi di grande importanza. Oggi è una giornata importante perché c'è stata una grande sinergia tra l'ente e la società Pineto Calcio, una sinergia che ha portato a realizzare questo gioiello, perché è davvero un gioiello, forse tra i pochissimi campi in Abruzzo presenti proprio a 4 metri dalla riva del mare, e soprattutto mi piace pensare che la nostra città continua a crescere. Pineto è una splendida realtà del calcio dilettantistico, una realtà che ha un bacino di utenza anche a livello di settore giovanile importante. Il Pescara non può far altro che guardare a queste situazioni con grande vicinanza. Poi qui c'è un aspetto ancora più importante, che c'è il rapporto di amicizia che mi lega a Silvio Brocco, a tutto il resto del direttivo, a Gerardo e a tutto quello che è intorno al Pineto. Mi auguro, immagino, spero che questa struttura sarà utilizzata dalla città di Pineto, perché la città di Pineto sarà capofila di un grande evento sportivo che abbiamo lavorato, cioè ottenuto insieme alla Lega Nazionale Dilettanti, il torneo delle regioni per il calcio torna in Abruzzo e la città di Pineto sarà capofila. E poiché anche questo è un risultato che la Regione ha messo in campo insieme all'amministrazione comunale, credo che andava sottolineato questa presenza. Il secondo motivo è anche per testimoniare che a volte la proficua collaborazione tra amministrazione comunale e società sportiva può dare un risultato straordinario come questo.